Venite ragazze, sì. Allora vi dico subito i premi, dico. Allora c'è un premio di Pietratorcia Vino, un premio sì. della Conchiglia, un premio donato da Emma Parrucchieri, un altro premio di Pietratorcia, un premio della Conchiglia ancora, un premio di Jerry Abbigliamento, ancora Pietratorcia e Keramos. Sì. Allora lascio la busta per chi non c'è, vai Vito, prendine uno, prendi un bigliettino. Apriamolo. Tu vuoi cantare? Dobbiamo prendere i bigliettini, posiamo questo qua. Io cantare. E canta, che vuoi cantare? Ho soldato innamorato. Allora, mentre canti il soldato innamorato, che cosa è questo? Allora. 09. Questo è 09 verde. Sì. Anna. Signor Sergio Prezioso. Sì. C'è? C'è il signor Sergio? Sì. Non c'è, quindi segniamo qua. Mettiamo Pietratorcia. Io canto. Canta, canta, canta e prendi un bigliettino. Metti su karaoke, dammi. Ah, lo dobbiamo fare dopo che lo dobbiamo chiedere a Palmino, vai. Prendiamo un altro numeretto. Vito, vai. Vito, prendi un altro. Questo è rosso. Posso cantare? Eh sì. O se stasera lo facciamo cantare? Ha ragione lui. Che numero è, Vito? 33. No, no, questo è il numero di telefono della signora. 64 Manzi 64. Alba, c'è la signora Manzi Alba? Sì. Non c'è. E allora la signora Manzi Alba che cosa gli va? Conchiglia. Conchiglia, vai Vito, vai. Prendi ancora, dobbiamo prendere un po'. Ancora verde. Numero? Numero? 17 17 niente poi niente di spera, vai Raffaello Buono c'è? Dai un po' su e onde volgo dire niente vuoi niente spero bravo di nonna bianca a me si sì, sicuro chi sta amore. Come mi so sicure di oh vita, oh vita mia, oh cuore, oh chi tu cuore, si stato oh primo amore, oh rivenuto voi sarai con me. Bravo! Ma tu il palco te lo mangi, però abbiamo un altro bigliettino, vedrà. Vediamo un po', questo è giallo, è vero? Sì. Che numero è? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Che numero è, Vito? Penso 34. 34, c'è la signora... 34. Pietro Coppa. Pietro Coppa. Bravo. Ah, Pietro, almeno tu ci sei, vieni. Allora, consegniamo il premio a Pietro, che prende il premio... Pietratorcia! Stato che posto 20, 20. Questo lo togliamo perché l'abbiamo preso. Vito, vai ancora. Ci tocca ancora prendere qualche bigliettino. Vai, vai. Ancora giallo. Numero 9. Pure la tosse. Vai, numero 80. 85. 85. Michele Castaldi. Michele Castaldi, figlio di Cristoforo. Sa tutto lui. Oro. Conchiglia. Pure questo sa. Che stiamo? Quando dobbiamo prendere? Vai, Vito, altri tre. Non te ne scappare, vieni qua che dobbiamo prendere altri tre. Vai, vai, vai. Ah, un altro verde. Apriamolo. Ta ta ta. Numero? 12 e vediamo il nome di questa sera verde 12 verde ed è Raffaella Cristiano non c'è vai in busta Vito vieni vieni quello era il tuo sogno da prima vero? La sì. Batteria non era volevi suonare l'ho capito che numero è? 20 Totto. Bravissimo. Colella Salvatore. C'è Colella Salvatore?
Sì. C'è? Ah, che meraviglia! Qual è la Salvatore? C'è? Vince? Vince. Anche lui Pietratorcia. L'ultimo, Vito, vai. Ah. Perché? È l'ultimo, dobbiamo fare l'ultimo bigliettino, vai. Ci sei? Qua. No, come? Resti qua con me. Prendiamo il biglietto. Ancora giallo, a lui piace tanto il giallo, vero? 80. 80? 80 giallo? No, in realtà è 08 ed è Antonio Iacono. Antonio. Antonio, sei tu? Antonio. Allora vince il premio Keramos. Che viene consegnato. Siamo pronti? Grazie ragazzi, vi lascio, questi sono quelli che invece hanno ritirato. Ci siamo? Io ho i risultati. Ci siamo, allora giuria dai, sale sul palco. Batteria, cioè. La giuria sale sul palco, le associazioni presenti. No. Associazione. Il sottofondo musicale. Sì, puoi stare con me qua, certo. Associazione Radici, Associazione Genitori Autismo, non so se c'è qualcuno per l'associazione per l'epilessia, perché siamo pronti insomma a decretare i vincitori, ma come vi abbiamo detto abbiamo vinto tutti Pasquali. Questa sera. Pasqualino, sali? Sali. Gentilmente, perché sei l'unico che non si è presentato questa sera. Fate un grande applauso al maestro di tutti questi balletti che ha fatto di un sogno la sua arte. Finalmente arriva alla scuola, sei stato un artista, hai provato tante strade, però la tua voglia era quella di ritornare a Ischia e aprire una scuola, ce l'hai fatta. Sì, sì, a 8 anni ho iniziato questo sogno e sono uscito dall'isola per studiare e poi sono voluto ritornare per poter dare qualcosa che non ho avuto io ai miei allievi e oggi sto avendo grandi risultati, i miei allievi mi danno tante soddisfazioni, ora alcuni... Ricorda la scuola. La mia scuola si chiama È l'ora di danzare, ci troviamo a Panza, sottostante al ristorante Il Cenerentola. E stavo dicendo, anche i miei allievi mi ripagano di soddisfazioni. E ora ho 2 miei allievi che stanno lavorando in Puglia come ballerini e tra poco ritorneranno qui a Ischia e collaborano con me nella mia scuola. Grazie Pasquale, grazie per tutto quello che fai per la nostra scuola, giurati! Piano piano. Delle barriere architettoniche. Proviamo. Tesoro mio. Certo. Cosa? Ah, quindi mamma se ne va. Vuoi stare con me? Me lo devo portare a casa stasera, mamma. Te ne vieni con me? Io ho un bimbo che si chiama Luca. Facciamo amicizia, c'ha 10 anni. Che dici? Un grande applauso a questa giuria. Giurati, vi abbiamo solo visto, non vi abbiamo potuto sentire, ma adesso vi sentiamo. Ciro, allora raccontaci l'esperienza di questa serata. Un'esperienza bellissima, ringrazio Massimo e te per questa possibilità e ringrazio tutti i partecipanti, l'amministrazione comunale di Forio con l'assessore La Vista, è stato bello essere qui. Grazie. Luciano. Una lunga serata, lunga, però non valsa la pena, che dici? Assolutamente sì, è stata l'occasione per vivere insieme col sorriso, per approfondire un tema che forse noi sottovalutiamo, che spesso rimuoviamo dai nostri pensieri, dalle nostre giornate, ed è bello mettere al centro della nostra vita chi ha bisogno di maggiori attenzioni, maggiori cure, maggiori premure, perché ha tanto da insegnarci. Io stasera ho imparato tantissimo, non solo perché sono un diversamente sorridente, perché non riesco a battere neanche le mani e a stare al tempo con gli altri, ma soprattutto perché ciascuno di noi ha bisogno appunto di imparare a sorridere di più. Carmen, grazie a voi, a Massimo, all'amministrazione e agli amici che mi hanno accompagnato in questa serata così bella. Carmen, c'è un centropalco, è possibile andare più avanti così? Hai ragione, venite. Facciamo vedere questa splendida giuria, ringraziamo l'associazione. Sergio, allora... Massimo ha voluto fortemente questa serata, lui era preoccupato e invece è stata una serata importante in successione. È un'esperienza bellissima, devo dire. Ringrazio Massimo per avermi reso partecipe di questa giuria
e suppongo che, cioè non suppongo, ma penso che attività come la musica, come il canto, aiutano persone che hanno un problema ad emergere, andare proprio a dare voce al proprio talento e far sì che una diversità venga messa da parte, questo è importante. Io piacerei pure a tutti coloro che hanno partecipato a fine di oggi con la loro strada. Grazie ragazzi. Grazie Sergio. Ah, grazie. Un ruolo diverso, però è un ruolo che ti si addice, perché tu sei una che fa battaglie per gli altri, da sempre con i tuoi compagni di avventura di questa sera, quindi non è un ruolo così lontano dal palcoscenico, perché anche al di là del palcoscenico si lavora per gli altri. Io spero sempre nel mio piccolo di dare, ecco, un contributo agli altri, sempre con il sorriso, perché come dico sempre possiamo avere tutti i problemi, basta saperli affrontare. Questa sera vedere Vito, vedere questi ragazzi qui su questo palco hanno veramente dato una carica veramente speciale a tutti noi, veramente. Io vi ringrazio con il cuore, ringrazio Massimo per avermi voluta in giuria, per avermi regalato questa serata meravigliosa. Ringraziamo ovviamente il Comune di Forio, l'assessore La Vista, che è veramente molto sensibile a queste problematiche, e ringrazio te che sei meraviglioso e speriamo un giorno di poter fare qualcosa insieme. Voglio dire un'ultima cosa, il diversamente sorridente questa sera ha sorriso pure ballato, io ti ho visto. Io voglio fare un grande applauso a Massimo, il pagliaccio, perché tutti noi che siamo qui stasera siamo qui solo perché lui è un temerario, uno che col sorriso conquista, ha conquistato tutti quanti noi, e questa è una sua idea, una sua volontà che da insomma un'idea è diventato veramente un momento importante. Io spero che sia solo la prima edizione. Non solo che in realtà. Ma la prima edizione, sono sicura che l'assessore poi ci aiuterà a fare altre edizioni. Tu hai altri vincitori. Io devo ringraziare tanto l'assessore della Vista. Senza di lei niente avremmo fatto, abbiamo fatto e ci ha aiutato a farlo. Allora, l'associazione autismo è qui perché voi porterete a casa il bottino di questa serata, so che ne farete buon uso, poi ci racconterete che cosa avete fatto. Allora, cominciamo a dire i vincitori. Allora, dove li fa salire? Tutti i concorrenti. Tutti i concorrenti. Concorrenti ci siete? Tutti. Ecco qua, Noemi. Giuseppe, Giuseppe. Bravissimi, i veri, grandi protagonisti di questa serata. Qualsiasi sarà la classifica, si dice sempre così, no? Poi c'è un vincitore al 5 perché il fatto è tutto vostro. Però guarda, saranno tutti premiati. Sarete tutti premiati, ma è veramente la vittoria nostra. Allora, una arriva prima, arriva seconda, arriva, io sono arrivata sempre ultima nella vita, che se ne frega. Eccoli qua, mettetevi tutti schierati. Giulia, avete fatto bene il vostro lavoro? Sì, ha fatto benissimo, benissimo. Vediamo. Allora, è stato difficile. Non ho un'idea. Ah, non puoi fare i primi, secondo e terzi classi. No. Iniziamo, primo come li conosci. Vai. E poi andiamo a scala. Vai come li conosci. Allora, sono te Capuano. Ah, eccolo qua. Abbiamo riconoscimenti. Il signor Pino Pino. Mi vedi la prima mattonella da sola? La prima? Sì. Prima mattonella per il signor. Per il premio simpatia. Un grande applauso. Per il premio amico. Girati. Perché tu metti qualcosa in più, però ci manco quel più per arrivare in vetta. Ma lui si sta impegnando, eh? Sì, è una sfida tra me e lui, l'anno prossimo. Lo sai perché? Massimo. Perché fa scuola la benetta a casa. Sì, ma l'anno prossimo noi stiamo facendo il colpo di ballo, ma quello mi raccomando, gli mettiamo dietro il corpo di ballo, eh? La sciarpa. Noemi, grande applauso. Poi si trova il signor Luciano Castaldi. Lui fa sempre questa cosa un po' minacciosa, però è sempre una cosa carina. E viene avanti Anna Sicurezza. Bravissima! Anna, sei stata bravissima! Allora, vai Massimo.
Allora, chi premia? Io speravo che vinceva, però dico lo stesso, aveva tutto un sorriso. Viola, Nanna, Sonia, premia Sergio Sefevic. Viola, ti do un bacio, Sergio. Si prepara la mia castagna. Si prepara la mia castagna. Per grazie Sergio. Alla castagna per quarto d'avanzo. Ecco qua, Marco, dietro di te. E come la roba, grande poeta. Bravo Marco. Allora, chi sono rimasti per il momento? Abbiamo Maria, Nanna, abbiamo Giusta, Conni, Violo e abbiamo... Giuseppe. Lella. Allora. Vai. Forza. Prego, l'associazione... Epilessia, si faccia avanti. No, questa. Epilessia c'è? Sì, sta qua. Sì, sì. Come lo dai però? Ah, dove forza il micro? Allora, il terzo posto, ma simbolico, simbolico, perché ricordate il simbolico questo primo, secondo e terzo posto. Allora? Va Maria Mamma. Vai Maria. Prega, il dottore. Associazione di Pessia. Grazie per essere stato con noi. Poi? Allora, l'associazione autismo si faccia avanti e premia. Signora, non è sempre una nominaccia, cioè. Venga avanti. Sì, ma non è. Concetta Piolo. Secondo premio. E questo c'è bisogno di troppo applauso. Papà, dove sei? Dov'è il papà? Dimmi il papà. Il papà che premia il suo figlio. Dimmi papà, mi. Perché Giuseppe è il vincitore della prima edizione di Natale con il servizio. La posizione è il primo al centro, papà. Presidente, vuole dire due parole a Giuseppe, per cortesia? Ti tengo tantissimo. Allora, adesso salutiamo. È un onore. Ti do una parola. Adesso salutiamo gli sponsor. No, che non ci dimentichiamo, adesso dobbiamo anche salutare tutti gli sponsor, chi ha partecipato. Facciamo un lungo ringraziamento. Un grande applauso, anche se siamo in pochi, ma Giuseppe è stato straordinario. Un grande talento solano. Assessore, proprio un talento. Allora, assessore. Talento, ha fatto un'esibizione spettacolare, ha fatto emozionare tutti, è veramente bravo, davvero. Complimenti. Ben meritato, veramente. Grazie, che ho il padre per fare per terminarlo, per un senso, per un semplice motivo. Io non so parole, ho pensato questa al momento, questo momento. Perché lei era la candidata a prendere il progetto, però in quel momento ho pensato il padre. Il legame più forte è quello tra un genitore e un figlio, quindi è la prima azione più bella che c'è. Grazie a questa meravigliosa famiglia, siamo arrivati alla fine, ma se dobbiamo fare tanti ringraziamenti. Tutto questo è stato realizzato grazie a tante persone che hanno collaborato: Hotel Villa Sorriso, Serpico, Barbieri Edil Diacono Antonio, Disinfezzu, scusate io non ho più gli occhiali, Pietra Torcia, La Conchiglia, Bar Internazionale, Bar Centrale, Nausica Rent, Ristorante La Bella Napoli al Porto, Ischia Service, Panetteria Anna, Brail, Federalberghi. E Villa Sorriso. Villa Sorriso, che lo dico. E Serpico Avel Drink. Ah, scusami, Avel Drink. Un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale, al sindaco Stati Verde, al vice sindaco Angelo Albano, l'assessore Jessica Maria Vista e consigliere Davide Lavezza, a tutte le testate giornalistiche che sono state qui con noi questa sera e che hanno permesso di raccontare questa serata, un grande ringraziamento perché siete stati fino a tardi con noi, a Pallino che ha fornito luce audio, grazie perché qua è tutto live e quindi Francesco...
famiglia hanno lavorato con noi in maniera anche difficile, tutte le associazioni, in particolare la Croce Rosa, che ha fornito l'assistenza sanitaria sul posto, ai carabinieri, alla polizia locale, la polizia dello Stato, vigili del fuoco, servizio volontari CP e i ragazzi del servizio civile del comune. Poi voglio ringraziare Gian Pietro, Ianneo, Giovanni Caso, Antonio Iacono e Beppe Di Mare, e loro ringraziare di Pasqualino. Grazie a tutti, abbiamo finito la nostra serata, chiudiamo come abbiamo aperto con la nostra danza. Con il passo 2. Facciamo la foto, come sono quelle foto che si fanno nel set? È una foto di Marco. Ci fai una foto? Vito, dai, perché ci siamo a letto, dai. Giuseppe, tu davanti a tutti. Piano piano. Eccoci qua. Arrivederci alla prossima edizione di Cantate con il sorriso. Buonanotte a tutti.